Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Bone 5, telaio per droni FPV decisamente fuori dagli schemi. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo il frame, la canopy, 4 pad motore, la viteria, un set di adesivi ed una lima. Questo telaio è presente in due versioni, una da 208 mm e una da 230 mm. La versione da 208 mm è pensata per elettronica 20x20 e ha i fori motore da 12x12 mm, quindi possiamo usare motori per eliche da 3 o 4 pollici, partendo dai 14.04 fino a salire anche ai 20.04 che ho usato di recente per il drone ultraleggero da 4 pollici. La versione da 230 mm può ospitare elettronica 20x20 o 30x30 ed è pensata per i motori dei classici droni da 5 pollici. Io ho preso la versione da 230 mm e come potete vedere la forma di questo frame è veramente particolare, in quanto si tratta di un monoplate a forma d'osso, da qui appunto il suo nome. Analizzando il frame notiamo che i due motori andranno sistemati affiancati, quello di sinistra verso l'alto e quello di destra verso il basso. È presente una scanalatura per far passare i cavi motore, sia sul lato superiore che su quello inferiore. Questi sono i fori per fissare lo stack, come ho detto possiamo usare schede 20x20 o 30x30. Sul lato abbiamo i fori per un battery strap che ci permette di bloccare la lipo al frame. In dotazione ci viene data questa lima per smussare eventuali parti del telaio, ma secondo me non serve in quanto il telaio è già abbastanza rifinito. Lo spessore del frame è di 4 mm. Passiamo ora alle stampe in TPU e per quanto mi riguarda la qualità è ottima, le stampe sono realizzate bene e sono prive di imperfezioni. Questi 4 pad sono pensati per dare un po' di spessore nel caso le viti che usate siano troppo lunghe. Io vi sconsiglio di usarli perché il TPU si deforma col tempo, se le vostre viti sono troppo lunghe il metodo migliore è mettere delle rondelle per compensare lo spessore. La canopy è molto semplice ma allo stesso tempo ben realizzata. Nella parte anteriore abbiamo lo spazio per la videocamera che deve essere col formato nano. Nella parte posteriore possiamo mettere un'antenna di tipo stabi, ma se volete se ne può usare anche una con il connettore SMA. La parte superiore è pensata per ospitare un'antenna di tipo Immortal T. Tuttavia io preferisco usarla per montare un'action camera, infatti mi sono creato un supporto ad hoc per la mia Box 2 che andrò a fissare con una vite M5 e un dado per motore. Assemblare il frame è molto veloce, basterà mettere 4 dadi a pressione sotto e bloccare la canopy con le 4 viti. Una volta assemblato il peso del frame è di 48 grammi. Ok, siccome sono molto curioso di vedere come vola un modello basato su questo telaio, metto su in piedi una build veloce usando delle componenti che ho ferme da un po' di tempo. Non farò un video dettagliato su come si costruisce il drone, perché comunque non è l'argomento del video, però magari mi soffermo un po' sulle varie fasi. Ok, come vedete ho montato motori ed ESC. Per questa build ho preferito non usare i 4 in 1 in modo da tenere lo stack il più basso possibile. Tuttavia ho già notato un primo problema, sistemando la lipo in questo modo è molto probabile che il cavo di potenza venga tagliato dall'elica e guardando qualche recensione di questo frame ho notato che è una cosa che ogni tanto capita. Per questo motivo l'ideale sarebbe mettere la batteria trasversale, in modo che le eliche abbiano spazio a sufficienza per girare indisturbate. Per poter mettere la lipo in questo modo ho dovuto aggiungere una piastrina 30x30 da 1,5 mm di spessore. Con la piastrina sono in grado di mettere il battery strap in questo verso e di conseguenza posso sistemare la lipo trasversale. Come vedete le eliche sono molto lontane dalla batteria e il cavo di potenza non intralcia in alcun modo la rotazione. A mio parere se volete prendere questo frame dovete aggiungere assolutamente anche una di queste piastrine al carrello, anche di questa vi lascio il link in descrizione. Ok, ho saldato gli ESC, l'XT60 e il condensatore, adesso sistemo videocamera, VTX e ricevente. Molto bene, tutte le componenti sono sistemate. Come vedete ho messo degli spessori per far salire un po' più in alto la canopy, quindi non mi rimane che chiudere tutto.
Il modello è pronto, posso passare alla configurazione su Betaflight. La configurazione cambia molto in base alle componenti, quindi configurate il vostro modello a seconda delle parti che avete scelto. Vale la pena però soffermarsi sulla posizione dei motori, visto che la forma particolare di questo telaio potrebbe confonderci le idee. In realtà sul tab configurazione dobbiamo lasciare Quad X come se fosse un modello normale, perché alla fine, anche se i motori sono molto vicini tra loro, si tratta pur sempre di uno schema ad X. Di conseguenza l'ordine dei motori è lo stesso di quello dei droni standard, infatti abbiamo motore 1, motore 2, motore 3 e motore 4. Il verso di rotazione è quello classico di Betaflight: orario, antiorario, antiorario, orario. I motori ruoteranno verso l'interno come sempre, quindi su bieleli fate in modo che sia rispettato il verso di rotazione. Il fatto che questo motore sia capovolto è rilevante. Il verso di rotazione, guardando il modello dall'alto, deve essere antiorario come da configurazione Betaflight. Per quanto riguarda le eliche, anche qui verso e posizione rimangono invariati. Queste due girano in senso orario e queste due in senso antiorario. Non fate però l'errore di capovolgere le eliche dei motori invertiti, ma tutte e quattro le eliche dovranno avere il verso buono rivolto verso l'alto. Ok, ora che ho sistemato le eliche non mi rimane che procedere per un test di volo. Prima di iniziare volevo precisare che le vibrazioni che si notano nella registrazione HD sono praticamente assenti nella registrazione del DVR. Questo perché in effetti il supporto in TPU che ho creato non è abbastanza stabile e il progetto andrebbe rivisto per fare in modo che l'action camera rimanga più salda alla canopy. Quindi le vibrazioni che si vedono sono date più da un problema del supporto in TPU che dal drone in sé. Detto questo, dopo aver fatto qualche volo, la prima cosa da dire è che sicuramente questo non è un frame per principianti. Sebbene il modello vola decentemente anche con i pitstop, di certo bisogna metterci mano perché non è per nulla stabile, soprattutto anche in condizioni di vento moderato come quello di questa giornata. Molto spesso il drone va fuori controllo per qualche secondo, specialmente quando si curva col gas basso. Sicuramente questo problema si può risolvere dando una aggiustatina ai PID, quindi è necessario che sappiate dove intervenire. Per il resto il feeling di volo mi è sembrato molto simile ad un 5 pollici normale. Flip e roll non sono poi molto diversi da quelli di un drone standard. In conclusione consiglio questo frame a chi ha già una certa esperienza e vuole assemblarsi qualcosa di nuovo, in quanto la forma particolare di questo frame permette acrobazie che effettivamente risultano difficili con un modello standard. La peculiarità principale di questo frame infatti è di essere molto stretto, spostando gli ingombri tutti in lungo. Questo gli permette di passare negli spazi più stretti senza il rischio di toccare le eliche, risultando l'ideale per volare in mezzo agli alberi o cose di questo tipo. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.